Ciao a tutti! Oggi prepareremo la treccia di pane al latte. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, latte, lievito di birra fresco, burro fuso, zucchero, sale e un uovo per spennellare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Lo zucchero e il lievito ed azioniamo il bimby per 3 minuti 37 gradi velocità 3. Aggiungere la farina. Il burro fuso ed il sale e facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per 2 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato. Infariniamo tutta la superficie. E con il mattarello formiamo un rettangolo. Dividere l'impasto in 3 parti uguali ed arrotolare ogni parte formando un cilindro. Unire una delle estremità ed intrecciare e posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Spennellare la superficie con un uovo sbattuto. Facciamo lievitare la treccia per 1 ora in forno spento. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la treccia, spennellarla nuovamente con l'uovo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-30 minuti. La treccia di pane è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Treccia di pane al latte. Grazie e alla prossima ricetta!